Naguib è caduto. La notizia diffusa improvvisamente dalla radio il mattino del 26 febbraio coglie di sorpresa gli egiziani. E i giovani ufficiali autori del colpo di Stato sembrano padroni della situazione. Le loro truppe presidiano le vie del Cairo, bloccando tutti gli edifici, compreso il consolato britannico. Dal quartier generale del Consiglio rivoluzionario, Gamal Abdel Nasser, un colonnello di 36 anni, dà ordini a tutti. Ma non tutti gli obbediscono. E poche ore dopo escono da questa caserma i carri armati dei fedeli di Naguib, mentre una folla urlante si ammassa intorno alla sua casa, agitando bandiere e ritratti. Hashan Naguib, grida la gente, ma il generale è agli arresti. E le imponenti guardie sudanesi tengono a rispettosa distanza anche i più scalmanati. Frattanto, al quartier generale, Nasser e i suoi sono perplessi. Sentono di aver contro l'opinione pubblica e alla fine decidono di recarsi da Naguib per trovare un accordo. L'attesa della folla non rimane delusa. Ecco il generale che esce sorridente con la serenità che viene dalla saggezza. Pare quasi che dica: sono di nuovo agli ordini del mio popolo. Giunto al quartier generale, il magnanimo Naguib perdona tutti, anche a Gamal Nasser, anche al maggiore Salah Salem, che l'aveva chiamato traditore. In attesa della riunione, Nasser resta in disparte e imbarazzato. Ma Naguib non gli serba rancore. La situazione è ormai rovesciata e il Gran Consiglio riconferma Naguib Presidente della Repubblica. Qua la mano, e gli dice a Salah Salem. Il generale ora si reca al palazzo di Abdin. È calmo. Tutti sono ora con lui, compresi quelli che lo avevano abbandonato. Queste giovani egiziane sono entusiaste. In questo momento Naguib sta scrivendo una pagina di storia. Fuori la folla grida: Naguib ha il piede verde e gli porta fortuna come l'acqua del fiume. Finalmente il generale parla. Dimentichiamo il passato, dice, e promette elezioni per la costituente in un regime democratico. L'entusiasmo dei fellahini è al colmo. Naguib non vuol far vedere che piange. Forse pensa commosso alle responsabilità del domani. Ma l'avvenire dell'Egitto è nelle mani di Allah.